Ciao a tutti da Marco Rinaldi per htcblog.com. Oggi, grazie all'ufficio stampa di HTC, abbiamo sul banco di prova i due telefoni HTC attualmente sul mercato con Windows Phone 7, ovvero HTC Mozart e HTC HD 7. In questa video recensione parleremo di HTC Mozart. HTC Mozart che si presenta molto bello, a me come design piace tantissimo, è molto compatto, mi ricorda il Desire. Abbiamo i tasti soft touch, i tre tasti tipici di Windows Phone 7, schermo da 3,7 pollici, processore da 1 GHz, 512 MB di RAM. Sul retro, diciamo la parte più bella di questo telefono, questa scocca in metallo con i due blocchi in plastica, di cui questo rimovibile per cambiare la SIM e la batteria, flash lo xeno, fotocamera da 8 megapixel, vari buchetti che per la soppressione del rumore durante le chiamate, il microfono, tasto fotocamera, dall'altro lato bilanciere del volume e sopra il tasto di sblocco. Qua non si intravede, ma sotto c'è il sensore per il rilevamento della luminosità e il sensore di prossimità. Allora, andiamo a sbloccare subito il telefono. Ho già provveduto a configurarlo. Quindi classica schermata di sblocco e classica interfaccia di Windows Phone 7. Personalmente l'interfaccia Windows Phone 7 piace tantissimo. Queste mattonelle interattive. Ecco, la ricevuta notifica. Premendo in alto si fa comparire la barra, ma questo ormai credo che lo sappiate tutti. Qua abbiamo la lista delle applicazioni, ho già non potuto installare qualcuna. Caratteristica distintiva degli HTC, l'HTC Hub, che andiamo ad aprire subito. Consentiamo HTC di trovare la mia posizione. In questo momento sono connesso in Wi-Fi con il router di casa, quindi mi si presenta il meteo con l'orario, le applicazioni di HTC, possiamo regolare varie impostazioni, molto comodo l'ottimizzatore delle foto, l'ho provato e riesce a fare qualcosa, eppure le foto non siano di grande qualità, ora lo vedremo. Ah, l'interfaccia, quindi non direi di non spendere troppe parole sull'interfaccia, i contatti. Molto molto scorrevole, veramente reattivo. Si arriva in una lettera immediatamente, grazie a questo possiamo vedere tutte le novità dei nostri contatti, prese dai social network. Ecco, vedete la mattonella di HTC ha cambiato immagine ora che si è aggiornata. Le varie mattonelle sono interattive, infatti qua mi dice che ho due mail di Hotmail, bellissimo il cliente di Hotmail, mi piace moltissimo anche questo, scorrimento, ci sono tutte le opzioni che servono, anche il cliente di Gmail, Google Mail funziona benissimo, le notifiche in push, tutto velocissimo. Che altro c'è da dire? E ho installato Evernote. Uno dei punti forti è sicuramente la sezione zoom, quindi musica e video, funziona benissimo e mi fa vedere come immagine l'ultimo artista che ho ascoltato, in questo caso c'è Jovanotti, quindi le foto, possiamo vedere subito le foto, quindi qua ci sono quelle lì di esempio. Sono delle bellissime foto, vediamo pinch to zoom molto reattivo. Zoomando all'indietro abbiamo questa sorta di visuale così, molto carino questo effetto elastico che abbiamo anche quando spostiamo le immagini, vedete? Questo effetto elastico è simpatico. Quindi molto utile il calendario, in questo caso io siccome uso il calendario di Google, venendo da Android, e lui non mi costringe a usare quello di Hotmail, bensì mi
mi sincronizza benissimo anche quello di Google, quindi qua ho l'ultimo appuntamento, l'ultima cosa da fare. C'ho tutta la possibilità dell'agenda, quindi mi riassume tutto quello che ho da fare nelle varie giornate, il giorno, possiamo anche passare alla visualizzazione calendario, quindi maggio, aprile e così via. Direi di non spendere altre parole sull'interfaccia. Parliamo quindi intanto di Internet. Allora, Internet Explorer non mi ha entusiasmato, innanzitutto come qualità proprio di rendering dell'immagine. I font non sono proprio, se non si zooma parecchio, i font non sono proprio pulitissimi, complice possibilmente lo schermo non molto grande. Inoltre, non tutti sì. La tastiera vi annuncio subito che è favolosa. Io odio le tastiere QWERTY Touch, su Android infatti uso il classico tastierino numerico, mentre qua la tastiera è veramente eccezionale. Vediamo, il caricamento è molto rapido, non ci si può lamentare. Però per il resto funziona bene. Non abbiamo il testo che si incolonna, automaticamente, che va a capo automaticamente. Però abbiamo almeno l'adattamento automatico alla colonna, quindi la colonna non si adatta al browser, però il browser riesce ad adattarsi alla colonna e quindi questo rende un po' più fruibile il contenuto online. Scusate. Okay. E abbiamo il copia e incolla, che ho fatto l'update a Node, quindi cliccando su una parola compare lo strumento di selezione. Possiamo allargare la selezione e questo tastino qua ci permette di fare la copia. Quando saremo in una zona in cui si può scrivere, lo faccio vedere. Ok. Faccio prima di andarci da qui, effettivamente. Le note, le KTC. Ecco, certo è bello, però è un po' noioso. Se una affretta deve prendere una nota rapidamente, è un po' noioso. Comunque. Carinissimo questo effetto che mi fa vedere tutto in lista, oppure guardate, prendiamo la nota. Qua mi è comparso il tasto per l'incolla, ecco, di quello che avevo preso prima. Vedete così li vediamo tutti disordinati. Ad esempio, schiamo, ciao. Ecco, sono sparpagliati, le possiamo prendere. Oppure girando abbiamo l'elenco, molto carino. Ok, quindi la navigazione internet abbiamo detto che qua nel video stai vedendo si comporta bene, nella pratica non mi ha entusiasmato, però è pure vero che siamo alle versioni preliminari e Microsoft ha promesso che ci saranno molti miglioramenti per quanto riguarda Internet Explorer su Windows Phone 7. Quindi c'è una cosa, usiamo il telefono. Viene più comodo, facciamo un po' di zoom, esagerato, ok. Quindi, vedete, vabbè, le pagine si navigano tranquillamente, il pinch to zoom funziona bene. Quando ho detto che non sono rimasto soddisfattissimo, non fraintendetemi, la navigazione è piacevole e fruibile. Solo che tendo a fare il confronto con Android. Ecco, ad esempio, una cosa strana, qua ci dovrebbe essere la colonna laterale, che invece va a finire tutta qua sotto. Tutta questa qua vanno a finire tutte sotto. Insomma, non interpreta benissimo le pagine. Però, beh, lo schermo è molto reattivo, ottimo veramente. Detto questo, qualità delle chiamate. Ho fatto qualche chiamata, qualità nella media. Niente di spettacolare, ma niente male. Fotocamera, vi faccio vedere le foto. Faccio vedere innanzitutto, faccio vedere intanto l'applicazione per la fotocamera. Applicazione per la fotocamera, classica, niente di particolare. Andiamo. Scatto delle foto è molto rapido e c'è poi questa comodità di andare all'indietro e rivedere la foto. Ora, in questo caso siamo in un ambiente molto illuminato. Ciononostante, vedete che gli oggetti sono poco definiti a bassissima distanza. Infatti,
Infatti la fotocamera, nonostante sia da 8 megapixel, sinceramente si comporta molto male. Questa è una foto fatta al buio. Vedete, la foto è pessima perché sì, abbiamo un potente flash alloxeno, ma manca, cioè potente, non è potentissimo, però meglio di un flash LED teoricamente. Il problema è che manca la lucetta rossa che permette la messa a fuoco al buio. Questo fa sì che otteniamo questi risultati che avete visto, ovvero ecco, come vedete era completamente al buio, quindi sì, il flash alloxeno avrei sperato facesse di meglio, ma soprattutto se vedete è completamente sfocata la foto perché la messa a fuoco non è stata possibile. Questa è una foto all'aperto, qua eravamo già al calare del sole ovviamente. Ecco, un'altra prova che ho fatto, faccio spesso delle foto così a fogli scritti perché mi serve. Vabbè, scusate un messaggio. Ok, dicevamo. Le foto molto vicino, messo davvero fermo con molta luce, c'era il balcone e tutto. Il testo è appena appena distinguibile, cioè si legge, però è scritto molto grosso, quindi se dovessi fotografare qualcosa di più complesso avrei scarsi risultati. Quindi la fotocamera sinceramente mi ha deluso, quindi soddisfattissimo della reattività, della maneggevolezza del telefono. La navigazione internet è buona, il segnale wifi prende bene, non mi ha soddisfatto per niente la fotocamera. Da 8 megapixel con flash alloxeno mi sarei aspettato di meglio. Cioè, il Desire HD che io possiedo fa foto migliori, nonostante non sia eccellente in quanto a parte fotografica. La qualità dell'audio è buona. Allora, sul marketplace vediamo qualche sample musicale. Allora, cosa c'è in promozione? Ed è molto carino. La navigazione è simpatica per vedere. Prendiamo la prima cosa che capita, non fate caso a quello che uscirà, è giusto per sentire l'audio. Vasco Rossi, va bene. Mettiamo il volume al massimo. Ok, già al massimo. L'audio è molto pulito, mi piace. D'altronde, dal nome del telefono, se avesse toppato sull'audio sarebbe stato grave. L'audio è soddisfacente. Sono solo 23 secondi perché ovviamente si presuppone che uno poi acquisti il brano. Altro punto di forza, lo schermo è molto buono. I colori sono belli vivaci, anche le foto le avete viste. A parte, vabbè, che le foto siano scattate, siano più o meno belle, però se prendiamo le immagini vere e proprie, la qualità dello schermo è ottima, cioè i colori sono belli. Quindi non ci si può. Vedete anche la definizione dello schermo, vedere un film o qualcosa è piacevole. Sincronizzazione col PC, secondo me è favolosa anche questo. Zoom è davvero ottimo. Colleghiamo il telefono, subito si apre Zoom e otteniamo subito. Abbiamo davanti tutto quello che possiamo fare perché basta prendere delle foto, trascinarle sull'icona del telefono, subito vengono copiate, appaiono istantaneamente. Inoltre, Zoom ci propone di fare la sincronizzazione via WiFi. Infatti, lui riconosce che siamo collegati allo stesso router. E si sincronizza automaticamente tra il computer e il telefono via wifi senza
e la necessità di usare il cavo USB, e questa è una gran comodità. Quindi vedete la scheda io, molto simpatico, ci sono tutti i miei aggiornamenti di Facebook. Che altro c'è? Nient'altro, qua c'ho solo io. E nei contatti invece c'è tutto il resto. Che dire, Evernote, ve lo faccio vedere, che l'abbiamo recensito da poco sul blog. È bellissimo. Con questo scorrimento laterale, i taccuini, i tag, secondo me è più bello della versione per Android. Molto pesante, sono 50 pagine caricate dal tablet, quindi ha il suo peso, è la prima volta che l'aprivo. Poco male. Inutile perdere tempo. Comunque, Evernote mi piace moltissimo. L'applicazione, ho scaricato qualche applicazione, Google Maps funziona bene, YouTube, Messenger, questo qui, questo Messenger funziona davvero benissimo. Multitouch, vi faccio vedere, riconosce 1, 2, 3 e 4 tocchi senza problemi. Ora sono io che mi viene un po' scomodo, però vi garantisco 4 tocchi senza problemi. L'applicazione 190, ci sono parecchie applicazioni interessanti, sicuramente fantastico Office. Office è fatto davvero davvero bene. C'è OneNote con la sincronizzazione online, e possiamo scrivere nuovi documenti o aprire quelli che già abbiamo. E vi garantisco che la modifica è, nonostante lo schermo sia piccolo, anche se sull'HD7 viene meglio, però qua anche con lo schermo piccolo viene bene. Office sicuramente per quanto riguarda l'ufficio è la cosa migliore che abbia provato su uno smartphone. Che dire, tutto ottimo, l'aggiornamento a nodo ha portato il copia e incolla che è un gran vantaggio, hardware ottimo, i materiali sono buoni, mi piace, il telefono è bellissimo, molto reattivo, la batteria dura parecchio, il segnale prende benissimo. Che dire, un po' scomodo che se vogliamo disattivare il wifi dobbiamo andare qui, andare nelle impostazioni, wifi e disattivare. Un po' noioso, però. Però si può fare. Basta. Con questo è tutto. Spero di essere stato esaustivo. Per qualsiasi cosa chiedete nei commenti su YouTube o sul blog. Con questo è tutto, un saluto da Marco Rinaldi per htcblog.com.